Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale. Oggi qui con noi ci sono Giovanni e Fabiana. Tra l'altro ci hanno fatto scoprire questo nuovo posto, ragazzi, veramente molto interessante. Siamo in un'antica cascina del 1400. Giovanni e Fabiana ci sono già venuti e hanno tra l'altro ripreso cose Sì. strane nella loro indagine. Quindi siamo qua anche noi ragazzi stasera per vedere se troviamo qualche riscontro dal Se abbiamo già sopralluogo. trovato, Esatto. sentito. Dal sopralluogo che abbiamo fatto ragazzi poco fa, con ancora della luce, luce diurna, qualcosa di strano si è sentito. Glee praticamente ha avuto quasi un bisbiglio all'orecchio. No, Hai è sentito una la voce, voce? proprio una voce, un verso, sì, come se ci avesse vicino. Poco fa invece abbiamo sentito un tonfo, vari tonfi comunque abbiamo Sì. sentiti. Perfetto. Cos'era? Hai Cos'era? sentito? Che Sì, cosa? un boom. Io ho commosso questa. Io pensavo fosse un Ma vulcano. sordo, eh? Sì, boom. Stai registrando? Sfere di Fischio. luce. Un flash, Un flash. sfera di luce, un fischio, Comunque, fenomeni ricorrenti nel paranormale abbastanza strani. Vediamo se con questa indagine notturna riusciamo a captare Ah, e ci sono gli aerei. qualcosa. Ci sono gli aerei perché siamo vicini a un aeroporto. Ci attaccano! Arrivederci. Quindi ragazzi, purtroppo ogni tanto, come adesso sentirete tra poco, passano degli aeroplani. Niente, ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura del mondo ignoto e vediamo se in questa cascina si annida qualcosa. A tra poco. Ok amici, iniziamo l'indagine di questa sera. Sono abbastanza emozionato perché il luogo sembra promettere veramente bene. E nulla, iniziamo da qua. Tra l'altro qua di fianco c'è la chiesa della cascina, è enorme, come avete visto dalle immagini, dalle poche immagini sopra il luogo, è veramente grande. Niente, abbiamo già acceso gli strumenti. Ancora? L'hai sentito fischiare poi tra l'altro durante il sopralluogo. No, l'ho detto prima. La casa dei fischi, praticamente, la cascina dei Esatto, fischi, cascina dei fischi, cioè, chiameremo cascina dei questo fischi. fischio. Chiameremo in questo modo forse. Se non La succede altro cascina dei durante fischi, l'indagine. esatto. Ecco, ci sono molte scritte, vabbè, possono essere fatte da ragazzini, però molte scritte come queste, ad esempio, che riconducono al satanismo, a Satana, al diavolo, al demonio, eccetera. Ah, e risale a che anno lo sappiamo? 1400, 1400. quindi è veramente antica. Sì, i primi dicono che qualche 50 anni prima del 1400, perché è stata venduta. È stato passato il terreno dai frati, dai monaci. Un sacco di Sì, persone. i primi documenti risalgono al 1400. Uccello, ok. Diciamolo quando. Allora, noi siamo qua per ricerca. Siamo venuti in cerca di prove dell'esistenza di qualcosa al di là dopo la morte. Quindi, se sono presenti delle anime in questo posto, possono magari, per favore, manifestarsi in qualche modo? Noi abbiamo degli strumenti che possono aiutarvi in questo senso. Se ci interagite, potete farli illuminare, suonare. Accendo. Accendo, Qua c'è un po' d'aria. eh. Vediamo se va qualcosa. Questo è un impennuto. Non siamo qua per disturbare, anzi se disturbiamo vi invitiamo a farcelo capire, con un rumore forte magari. Non siamo più andati nelle cantine, tra poco ci andiamo. La temperatura ragazzi è 22,7,8 oscilla. Spirit per ora. Ok,
Tranquilla. Se c'è qualcuno, lo invito a far suonare questo strumento. O far illuminare quello con lucina verde. O questo. Questi due possono suonare anche. Erano tutti fermi? Sì. Sei l'unica di sposta. Era dietro di te, confermo. Sì, anche io l'ho sentito di sposta. Eccolo lì. Ah, c'è un po' d'aria, eh? Sì. Qui c'è un po' d'aria. Però... Ok. Aeroplano. Ragazzi, vi ricordo inoltre che quello, la Spirit Box, questo... diciamo, questo modo che usiamo noi, tante persone si confondono, perché mi chiedono tante volte che magari interagisce o con le interferenze. Ragazzi, non può avere interferenze, perché è un rilevatore di temperatura. Non è un rilevatore di campi elettromagnetici questo qua. Praticamente è un termometro digitale. Esatto. Quindi non può avere interferenze di, non so, antenne, cose del genere. Lo dico perché siamo in presenza in aeroporto, magari la gente dice, ha interferenze, non c'entra niente. Ma neanche con i telefoni. No, ma infatti. Interferenze, ragazzi, non ce ne sono, anche perché, vedete, anche il K2 di Fabiana non ha interferenze in questo momento. Comunque durante il sopralluogo non ci è mai capitato che si illumini, quindi si è illuminato. Sì, si è illuminato, ma non da interferenza. Esatto, ha dato una brillata. Esatto. A noi oggi abbiamo sentito, proprio dov'è Gle adesso, abbiamo sentito una voce. Se c'è qualcuno può parlare di nuovo? Solo hai sentito una roba del genere. No, un urlo di donna. Lontano però. Okay, 22,9 stabile la temperatura. Sembra fatta apposta che adesso. Se un'entità può farlo smettere? Mi dai conferma? Sei una persona? Puoi farlo suonare di nuovo? Si è acceso. Lo fai spegnere? Ah, hai fatto tu, ok, perfetto. Se c'è qualcuno può farlo riaccendere o farlo suonare? Si è stufato all'improvviso, esatto. Ci siamo girati tutti, sì, a guardarlo male. Io sono rimasta in silenzio perché ho detto, sembra fatto apposta, fino adesso rumori, fischi, esatto. Così ho detto, buon, silenzio totale, invece poi è incominciato dal segno lì, ho detto, buon, ok, io non parlo più. Ma ragazzi, appena arrivati oggi, io sinceramente in questa stanza qua in particolare, questa prima della chiesa, sentito dove l'incenso qua? Ho sentito un peso particolare allo stomaco. Ecco, questa è la chiesa. Tanto ragazzi, lì hanno bruciato tutto là dentro, dove c'erano le reliquie della chiesa, se vogliamo. Come vedete hanno dato fuoco a tutto.
Ok. Uscì da 3,22 e 4, uscì da parecchio. Se c'è qualcuno può fare un rumore forte. Si fosse sentito, ragazzi, Fabiana ha detto che ha la sensazione come se ci fosse ancora il parroco, comunque il sacerdote della, di questa chiesa. La sensazione che ha Fabiana è vera? C'è ancora il prete? Questo è un motorino. Se il parroco di questa chiesa è ancora qui, può far illuminare su uno più strumento? Può darci un segnale qui? Adesso sono superiore. E stavolta non mi sono guardato nessuno. Sì, mi ha fatto vedere lui all'inizio, tra l'altro quello sotto è il simbolo di Satana, di Lucifero. Ragazzi, ho sentito un piccolo svarione poco fa, l'ho avuto anche oggi mentre facevamo un sopralluogo. Non so, ogni tanto si vede che c'è qualcosa che prende energia. Tra l'altro, altro segno che qua hanno fatto, comunque sono passate persone non tanto raccomandabili e che me l'ha fatto notare Giovanni appena siamo entrati, è questo, questa scritta. Sì? Meglio, grazie. E c'è il simbolo di Lucifero sotto. Quindi giù. Proviamo. Cos'era? Ho sentito tossire io. Luna nera, luna nera, luna nera. Voi no, zero? No. Sembrava un colpo di tosse. Così.
mi lancio in moto da solo. Ecco, stessa cosa che era successa a me all'inizio. Adesso. Ragazzi. Sì, anche la peggio, No, esatto. Cioè, peggio. Adesso l'ho messa a posto, cioè era a posto perché ti stavo parlando con te. Ah, era attiva e ha zoomato? Sì. Cioè, l'ho trovata. Praticamente riprendendo la schiena, non riuscivo più a capire cos'era. Mi ha fatto la stessa cosa, però quando era spenta, io l'ho accesa, era già zoomata la ripresa, cosa impossibile. È vero. Comunque ragazzi, qua sono delle. C'è una cantina che oggi non abbiamo visto. E che quindi andiamo a vedere adesso. Mamma mia, credi che questi sono un po' diversi. Occhio perché... Senti, facciamo una cosa. Tieni un attimo. Ho pronto a darti. Scalino mi stavo sì, è una stanza comunque. La vedi bene? Meno male. Continua ad avere un strano sensazione di nausea. Se c'è qualcuno qua con noi può far suonare questo strumento, per favore? Niente. Oh, torniamo su. Non abbiate paura di noi, eh? Non vi facciamo del male, questi strumenti non vi fanno del male. Servono solo per rilevarvi. Noi non possiamo vedervi o sentirvi. Qui dovete usare la vostra energia per comunicare con noi. Esatto. Calma come la tempesta. No, per come adesso, sono sincero, anche solo un'amaca. Grigia. Sì, è vero.
quasi piacevole. Se c'è qualcuno, può farlo illuminare con lo strumento che è sulle scale? Proviamo a continuare l'esplorazione. Sì. Proviamo ad andare al piano di sopra. Purtroppo, ragazzi, quasi tutta la cascina è messa davvero male. Bisogna stare attenti, infatti qua il pavimento è un po' inarcato in alcuni punti. Infatti camminiamo ai bordi, ai lati del muro. C'è qualcuno qui con noi? Può fare un rumore? O interagire con gli strumenti? Sì, qua c'è una corrente assurda. Qua c'è quel dolore che io continuo a sentire. Qui? Sì. Lo risento sempre. Dove mi metto? Lì? No, sai, lì da qua. Ok, non sto immobile qua così. Tu oggi hai sentito, in realtà abbiamo sentito un odore dolciastro in questo piano. Hai respirato tu, Giovanni? Hai respirato tu? No, io mi sono spostato perché l'ho sentito da qua. Ah, ok. E mi sono girato di qua, mi stavo spostando. Occhio perché c'è dietro il vuoto, cioè dietro le scale. Sì, mi stavo spostando perché l'ho sentito da qua. Ho sentito un... Così. Da qua arriva. Cos'è che gratta? Cosa? Hai sentito? Sì, non è lui dietro con la ringhiera? No, non lo so. Occhio Giovanni lì perché mi viene ansia lì con le scale così al buio. Sì, hai presente tipo il rumore qua? C'è proprio uno che gratta però tipo non sul muro. Quando gratti tipo il divano che è un gratto sì. Di tessuto. Sì, di tessuto. No, non però sono andato dal bagno. Hai sentito? Ah no, animale. Ah, hai sentito un respiro provenire da lì? Anch'io sì, da lì. Infatti mi sono girato e mi stavo spostando perché ero lì di fianco. Qualcuno ha respirato vicino a Giovanni? Ti gira la testa e togliti da lì. Togliti di lì che è meglio, si sa male. Sì, un po' avanti. Oh, porca vacca. Sì. No, a me sembrava... Sì, è sembrato avere il vuoto sotto. Preso male. Ti gira ancora la testa? Un po', sì. State prendendo energia da Giovanni? Non prendete energia da noi, prendete energia dagli strumenti, dalle torce. No,
Esatto, dalle torce sarebbe meglio. Prova un po' a dirgli che sai che c'è qualcuno che butterà. So che c'è qualcuno qua, Non essere timido, non aver paura. Vogliamo solo parlare con te o con voi. Se c'è qualcuno può far suonare o minare gli strumenti, per favore. C'è qualcuno all'interno di quella stanzetta? Il mio sonno, sì, stavo per dirlo. Rivolto. Parlo. C'è qualcuno qua dentro? Molto. Un bagnetto, sì. Sì. Hai sentito? Devo vedere dopo che cosa ho registrato. Visto che arrivi vicino. No, ma sembra che è passato qualcosa vicino a lui. Ah. Da dentro però. Adesso? Sì. Che quando ha aperto, che ha guardato e si è spostato. Non ho bisogno. Chi era? Io. Ah, ok. Sì. Andiamo a vedere altre stanze sotto. Sì. No, questa è quella, quella rossa di là, la stanza. Qua, sì. Vediamo un attimo. Ragazzi, questa... Che? Ragazzi, questa è stata rinominata da Giovanni, stanza rossa effettivamente tutta... Io ho sentito un profumo. Profumo? Tipo? Dolce? Dolciastro? Entrando proprio. Sì, dolciastro. E ci sono ste ventate di profumo che da oggi che ci sono. Era. Un ex armadio. Oddio, in realtà lì ci sono le mensole. Stessa sì, cosa. Non c'era proprio la pendina. Una mica di un armadio. Esatto, proprio un mica. Ci stanno solo le maglie. Esatto.
C'è qualcuno, può fare un rumore? Ragazzi, come vedete, fuori siamo praticamente in mezzo a nulla, tutta campagna. C'è qualcuno che con noi in questa stanza? Se c'è qualcuno, può interagire con gli strumenti che ci sono a disposizione? Ce n'è uno lì a terra, ne ho due nelle mani io. Sento che c'è qualcuno qua. Non avere paura, interagisci con gli strumenti, possiamo comunicare così, e sennò noi non possiamo né vederti né sentirti. Yeah.
significa la temperatura che aumenta. Però io ne faccio tutti i dita e basta. Ok. Ma abitavi in questa cascina, per caso? Per dirmi sì, fallo suonare. Sei di passaggio? Legato a questo posto per un motivo? Può farlo suonare se è così, per voi? Ci fosse. Sei stato tu a fare il rumore poco fa? Di là nelle altre stanze? Hai bisogno d'aiuto per caso? C'è una canzone che non so prima dove la dire, però ci vuole che sacra secondo te, che festa del paese. Ah, io ho della salvia bianca, può purificare un po'. Ti va a stare accendo? Proviamo a vedere se ha reazione. L'altra volta quando ho buttato l'acqua santa sull'altare ho avuto un po' di tutto. Sì. Io sto accendendo questo, puoi considerarlo come un incenso, non ti fa del male, anzi, serve solo per purificare. Dove sei andato? Noi volevamo conoscere la tua storia, sapere chi sei. Se hai bisogno di aiuto, magari posso anche aiutarti.
Poi se non comunichi con noi, non possiamo saperlo. Cioè vedi, no, sembra che ti bisbiglia qualcuno e se scappa. Come me oggi. Beh, come a te oggi, come a me prima, sì, adesso lei. Come quello che ti ho fatto sentire prima fuori nel video che fa... Sì. Io non ero sospiro però, era proprio un verso. Sì. Non ho sentito, l'ho sentito. Ma qua sentiamo che c'è qualcuno che ogni tanto si fa sentire. Fai un rumore più concreto. Manifestati. L'ha fatto? Io, ah, è tu. Ma stai scappando da qualcuno? Questo non sono io, però. No. Guarda, dentro che ha scricchiolato. Appunto, infatti. Non sei stato te. No? No? Ha scricchiolato il vetro lì che ha rotto. No, è il vetro. È il vetro che ha sposato prima. Sì. Qualcuno ha camminato sul vetro? Un cane. Proviamo ad andare a vedere di là. Era qua? Sì. Così perché ogni tanto magari dal fumo si vede qualcosa. Ma avete toccato il tubo, la porta o qualcosa? No. No. Avete sentito un botto? Ora? Ah sì? No. No. Sono entrati, io sono arrivata qua e l'ho fatto vedere.
Io te l'ho fatto ancora zoomato, Di nuovo? Però la sto tenendo così, quindi non trucco. Ma c'è qualcuno che zoom le telecamere? Ogni tanto? La batteria come ce l'hai? La telecamera? Carica ancora? Ancora la telecamera. Ok. Anche la mia non ha avuto. Ragazzi, sto facendo così col fumo perché ogni tanto vengono fuori dei volti. Tipo questo. Tutto ok? Può essersi scaldato. Però prima ci ha appena messa proprio. Sì, no, se è in tasca può essere che si scalda. Sì. E... se c'è qualcuno può far illuminare lo strumento? O quello con la lucina verde che è in mano Fabiana? O l'altro? Che è in mano Glea? Tu hai sensazioni Fabiana qua dentro, visto che prima hai detto... No, tranquilla. Tranquilla? Sì. Tu giù, va? No, io no. Tu no? Una volta ero più tranquillo. Sì, cioè... c'era... abbiamo sentito un sacco di rumori. Delle belle manifestazioni, però ero più tranquillo, adesso sono più teso. Chissà perché? Non lo so, c'è un silenzio che non lo so. Non ti piace? No. Ragazzi, ci sta, Magari qualcuno trasmette tranquillità, qualcun altro il contrario. Soprattutto se come te hai vissuto già dei avvenimenti qua dentro. Sì. Mi sento pizzicare sulla spalla destra. Qua. Qualcuno mi ha pizzicato sulla spalla? Di nuovo una... ancora. Dove? Di là. Lì è... la sferetta, mi è sembrato. Ah no, è fuori. C'è un qualcosa che fa così, sì. No, è fuori. Ecco, vedete ragazzi, se faccio così c'è qualcosa che si vede fuori, che si illumina. Vediamo se c'è qualcosa. C'è qualcuno qui con noi? Noi, capito, siamo qui. Una donna, noi siamo un uomo qui. Potete fare un rumore? Sì. Sì. Ok. Adesso c'è un aereo che forse vogliamo vedere se non servite. Aspetta, non ce l'avamo passare. Ok, visto che mi avete detto che potete fare un rumore,
Fatelo! Adesso! L'ha fatto. Sì. Di là. Dove? Di là. Di là, mi sembra. O di qua o di là. Comunque di qua. Bravi, potete farne uno più forte? Potete farne uno così. Siamo all'esterno. Devo capire cos'era sto rumore. Quale rumore? Questo. Ah. Non lo so. Non so se sono cose che mi immagino. Hai visto un qualcosa passare? Di qui. Ok. Dentro lì adesso. Ok. Non so che te. Sì. Ok. No, non anche io non avevo niente. per la prima volta mi sono ricevuto qualcosa. Esatto. Cosa tipo? Ma Asago. Sì. Sì, un po' bianchina, bassa. No, io scura. A me sembrava di vederla un po'. Okay. Un po' bianchina. Per caso qualcuno che è dentro questa stanza, questa a destra? Sono molto riservati comunque. Uh-huh. Sì.
non so perché ho la sensazione che si trattengano a posto. Sì. Perché sono fatti sentire più oggi. Sì. Che eravamo comunque senza telecamere. Cioè a livello sonoro, tipo. Erano sì, più, sono stati più tangibili oggi. Potete fare dei rumori, farvi sentire, non dovete aver paura. Non vogliamo farvi nulla noi. Verde. Verde. Che? Tipo, stai lì. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Doveva arrivare. Dietro, di là, in fondo della stanza. Una ragazza. Una ragazza? Però è troppo buio, ho visto, c'è proprio la sagoma, ho visto. Tipo di altezza? Oddio, lei è più alto, quindi presumo più o meno così. Ma lì sul muro l'hai visto? Non ho capito. L'ho visto noi, in fondo lì. Ah. So che essendo più alto lì. Sì, sì, sì. Sproporzionato, cioè. Vabbè, cioè. Guarda che tu. Se te stai qua. Suoni di. Che basta. Sì. Scendendo. Suoni di donna. Anche quello che ho voluto sentire. Esatto. Video, quello che abbiamo sentito prima della Ghost Box sembrava. La voce da donna. Voce da donna. Sì, c'era. La donna e poi l'uomo, ha detto noi siamo la donna e l'uomo qua. Digli che l'hai vista. Guarda un po' se riesci a fare quella cosa. Sì. No. Non risponde. C'è una sensazione io. Ho paura. Cerca di. Paura di noi. Cerca di rassicurarla. Cioè. Non aver paura di noi, eh. Ti ho vista nella stanza. Anzi, ti abbiamo vista anche loro. Non vogliamo farti niente. No. Solo parlare, comunicare con te. Sensazione che proprio cioè è spaventata dalla nostra presenza. Ah, proprio da noi? Sì. Secondo me l'ha vista epoca qua. Vabbè, sì. Per tutti questi aggeggi in mano, non lo so. Per quello non si fa sentire. Aspetta. Ok. A noi prima alla spirit box abbiamo sentito anche un uomo. Insieme alla donna, alla ragazza che abbiamo visto probabilmente lei poco fa. L'uomo era su. Sì. Prima ci aveva fatto brillare lo strumento. A parte che anche il tipo, il verso che ho sentito io lì in fondo alle scale era un uomo. Non era una donna. Esatto. Quindi per ora sono in due, cioè l'uomo e la donna. Sì, quello sì. E se ci fai caso, poi quando il letto se n'è andato via, dopo quando io ho sentito il rumore giù, che sembravano, sai quando tu hai detto, è come se quando spostiamo le macerie a terra. Mm-hmm. Esatto, come se si spostava, sì, via. Sì. Cos'era? Cancello. Hai sentito? Sì. Sul cancello, tac, tipo, come se lo toccassi. Esatto, una botta sul cancello.
con qualcuno fuori che fa la foto. Sì. C'è qualcuno? Rosso. Eccola. Sta salendo il freddino e si accende rosso. Porco due. È lì? Ho visto qualcosa muoversi di qua. Mi sembra fuori dal cancello. Dove c'era, nera, dove nera. C'era il rumore? Sì. È passato. Non so se era un mio gatto che è passato, può essere. Bassa? No, ho visto da sotto, no? Mm. C'è l'erba di quel cancello. Sì, non la vedi. Aspetta qua a mettere la luce più forte. No. No, ma un gatto comunque lo senti che cammina nell'erba. Appunto. No, con dell'occhio, come se passasse qualcuno. Con la coda dell'occhio? Eccola. Prova. Sì, col cavolo adesso che c'è. Non era lui? Un rumore? Dove? Tipo un botto? No, io sentivo i suoi passi. Non ci ho fatto caso. Era lontana, però. Che c***o? Sembrava un mobile a spostarsi. Siete stati voi a fare questi rumori? Sì, fai vedere perché non si vede niente. Per farlo smettere, per favore. Grazie. Ma ti sei tranquillizzata? Sei la ragazza? Se la ragazza puoi farlo suonare di nuovo? Si è illuminato. Suonare. Ok. Ma... Ho fatto blu veloce. Cosa gli vuoi chiedere? C'è un uomo oltre te? Vedi un uomo? Oltre noi, dico. Può essere che lei non lo veda. Cioè tra loro non si vedono. Boh, non lo sappiamo. Può capitare. Abitavi qui? In questa cascina? Puoi non tenerlo così che non si vede. Fatti domande. Ha più di 20 anni? Hai più di 20 anni? Una ragazza hai detto, ti sembrava. E questo che è? Ma questa scusa, che cos'era? Una mano? No, che io te lo giuro, sto tremando perché io ho continuato a fare così. Te lo giuro che sto tremando. L'hai ripresa? Sì, che l'ho ripresa perché io continuavo a fare così. Te lo giuro. Te lo giuro. Da qua. Di nuovo rosso. Stavi cercando di toccare Lele? Cioè, la tua mano che ho visto dalla fotocamera era la tua? Guarda. Ragazza, sta tremando. Ride lui. Sta tremando. No, perché? Ok, perché io non capivo. Perché tu avevi praticamente la mano tipo messa così. Adesso sì, non mi ricordo, sì. No? Perché sono un po' agitata.
Tranquillo. E quindi non riuscivo a capire se era la tua ombra della mano, della luce qua, e allora ho fatto così. Cacchio, ma davvero era proprio come se fosse una mano. Ti giuro la torcia, Giovanni. Ma eri tu? Era la tua mano? Sì, in teoria prima ho risposto che era la sua mano. Puoi farlo smettere? Grazie. Ti stiamo dando fastidio? Aereo. Ti diamo per caso fastidio? Cos'era? Sì, ho sentito un toc. Però vicino al portone. Hai paura di noi? Il mio stomaco. Ma non devi aver paura di noi. Noi non ti facciamo niente. Prima, puoi farlo smettere? Ti serve aiuto? Vuoi andare via di qua? Ma la domanda se abitava qua, ha detto sì prima. Sì. Vuoi andartene? Prova un po' come Sofia. Detta così proprio. Sì, anch'io ho sentito fuori dal cancello. Era un movimento questo? Sì, o fuori o lì comunque. No, a me sembrava di là. Ah. Continua ancora. Non mi risponde come... Niente, perché ha paura. Ma ripeto, hai paura di noi? Perché hai paura di noi? Che siamo vestiti così? Potrebbe essere. Non facciamo niente noi, eh. Luce? Rossa sempre. Rossa è lei? Sì, sì, è lei, lei. Dall'inizio che è lei, cioè, quando l'hai vista. Sai cosa mi sta venendo in mente, però? Non è che magari quelle poche persone che sono venute qua hanno fatto anche, come abbiamo visto dalla chiesa, sì, delle cose brutte? E quindi magari lei ha paura? Vedi. Mi stai dando ragione? Sicuro. Noi non vogliamo fare niente di male, non vogliamo fare niente di brutto. No, solo parlare. Cos'è? Come se quelli che sono di qua si nascondono da qualcosa che c'è di là. O qualcosa che hanno paura, che avevano magari intenzione di non fare. Hanno fatto cose brutte? Hanno fatto? In questo posto? Sei? Ci sarà qualche insieme a loro, cioè insieme a loro qua ci sarà qualche entità negativa, qualche energia negativa.
di cui loro hanno paura. Quindi hanno fatto cose brutte. E c'è colpa di niente, che loro vedono, percepiscono. Magari ci sono delle entità negative che bloccano le entità positive, cioè, e quindi loro non parlano oppure non hanno paura, quindi qua è probabile che sia uguale. O magari ha energia negativa proprio l'uomo, per quei riti che hanno fatto. Sì. Qua sul cancello c'è una stella, c'è una terra. Cioè non è un'entità, ma è l'energia dell'uomo che è blu. Manager del luogo proprio che... Chi è adesso questo? Io. Puoi farmelo spegnere per favore? Sei ancora qui con noi, qua vicino? Ragazza, diciamo. Chissà perché. Ecco. Eccolo. Non si vede nella telecamera. Sì, la vedi rossa. Che nome? Elisa. Non ti metti a caso. Cioè, perché te l'ha detto lei? Puoi farlo smettere? Vorrei sapere quanti anni ha. Cioè no, comando, adesso comunica proprio. Cos'era? Così ragazzi, ho sentito qualcosa proprio. Ancora. Qua vicino. Dai. I passetti. Che sono lei? Parti. Eri tu? Ok, non ero pronta, scusami. Ok, abbiamo capito. Sì, non sprecare energia, tanto basta. Ok, basta un bip e ne capiamo. Io volevo sapere quanto è adesso. Sentito il rumore in fondo? Sì, così. Ma aspetta, ai tempi però, ai tempi eri considerato maggiorenne di 18 anni? Ma no, non c'entra, devi chiedergli tipo più di 30, o meno. Hai più di 30 anni? Meno di 20 anni? Io ti ho chiesto più di 30 o meno di 20? Ho detto più di 30, meno di 20. C'è qualcuno con te anche? Sei da sola? Profumo. C'è profumo di un odore di qualcosa.
vero, era tuo il profumo dolce che sentivamo nelle stanze sopra? Grazie, te l'abbiamo sentita varie volte. Vedi che sta un attimo a prenderci confidenza. Sì, sempre lo dicevo un po'. Chi è la mano gelata? Vabbè, anche sta facendo così la circolazione. Sei felice qua? Ci stai bene? Andartene via da questo posto? Ci sei? C'è un motivo per cui ti guardi sempre lì? Sì, anche io qualcosa che stavo guardando. Hai paura? Sembra un faro per voi. Sì. No, sento qualcosa qui, come prima dei passi, no? Sento che c'è un qualcosa di qua. Allora magari è lì. Alla cima, capito? Cioè, non è tanto quanto lì. È tanto quanto qua adesso, no? Sei qua? Noi vogliamo solo sapere se stai bene in questo posto. Poi ti lasciamo stare. Se stai bene me lo fai suonare di nuovo? Va bene, ti ringraziamo lo stesso allora per le risposte che ci hai dato. Di nuovo, quello dell'occhio qua vicino a te, ho visto una sferetta qui. È qua comunque. Eri tu che ho visto qualcosa nell'occhio? E poi fai questo ultimo regalo, l'ultima risposta. Prendi energia dalla torcia se non ne hai più. Esatto. Eri tu poco fa che ho visto qua vicino? Sì. Niente, rispondo più.
un po', ci abbiamo parlato. Sì. Urca. Secondo me almeno abbiamo capito, magari era l'anticipo. Sì. E ci girano intorno e... C'era una ragazza. C'è anche un uomo in realtà. Giovane, che ha meno di 20 anni. Sì. Sì, una ragazzina. Non so, io ho la sensazione che non siano tranquilli. Ma sicuro. No, quello non è sicuro. Vedi che comunque viene accesso, sia se vuoi andare via, sia se c'è qualcuno con te, ti ammuta. Sì, sei da sola, ti ammuta. Ti ammuta. Sì, cioè, sì, non sì. Sapeva se ti la rispondere. Perché secondo me lo percepita anche io così. Esatto. Sì. Anche perché poi era difficile anche capire, no? Se era comunque una bugia, se sto bene, ma esatto. In verità no. Esatto. Ok ragazzi, eccoci qua per la conclusione finale dell'indagine. Che dire, è stata veramente figa, posso usare questo eufemismo, perché inizialmente è stata una location molto, diciamo, misteriosa, no? Perché non si capiva bene cosa ci fosse o non ci fosse. Poi man mano che procedevamo con l'indagine, comunque sono stati dentro 3 orette tutte, quindi abbastanza. Siamo venuti appunto a conoscenza che una ragazza, apparentemente appunto come ci ha detto lei, giovane, infesti questo posto. Probabilmente non è l'unica, perché noi abbiamo sentito anche, Giovanni ha sentito anche un uomo. Sì. Tanto anche dalla spirit box prima era uscita una voce maschile. Diversi da uomo. Diversi che ha sentito te prima. No, anche loro. Anche loro. Sì, no, anche sì. Anch'io, perché dico. Pure io in realtà. Però nel sopralluogo. Queste sì, cose sì, sono avvenute. C'è sicuramente anche qualcun altro, non è da sola questa ragazza. A quanto sembra sta bene qui, perché non ci ha dato l'aria di star bene, no? Dici di no. No, come ha detto lei prima, non risponde. Sì. Un po'. Visto un flash di luce lì. Perché è come se avesse un po' di timore a rispondere, magari c'è qualcosa di negativo che la sì, blocca no. In qualche modo. A certe domande infatti non ha risposto. No, esatto. Ci sono segni che comunque hanno fatto qualcosa, perché nella sì. Chiesa ci sono frasi un po' sì. Sataniche, eccetera, quindi qualcosa di sicuro ci hanno fatto nel tempo. Non so, magari ci torneremo in futuro, ragazzi, verificheremo di nuovo. Stasera è andata così, sono abbastanza soddisfatto. E io ringrazio Giovanni e Fabiana qui con noi che ci hanno fatto compagnia questa sera. Grazie a voi della vostra compagnia. Sicuramente ci ripeteremo di nuovo. Detto questo ragazzi, nulla, fateci sapere qua sotto nei commenti se avete notato o sentito qualcosa di strano, come sempre. Ci vediamo al prossimo video, sempre solo qui, su Ghost Hunters Italia. Alla prossima. Ciao ciao. 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 Ciao.